Allora, buongiorno a tutti. Comincia questa kermesse conclusiva del Poesia Festival 2018 e comincia in un modo molto alto, molto importante, perché è con noi Valerio Magrelli, uno dei protagonisti da molti anni della scena poetica europea, non solo italiana, è tradotto dai maggiori editori europei, la sua poesia, a partire dallo straordinario volume d'esordio Ora serrata retine del 1980, quando lui aveva 23 anni. Non mi dilungo sulla sua storia. Negli anni 2000 ha pubblicato un magnifico libro in prosa, stento a dire romanzo, ma è arrivato nella cinquina finale del Campiello, che si chiama Geologia di un padre, che è un libro bellissimo. E nella sua veste di professore, Valerio Magrelli è un francesista, è un grande esperto e traduttore di letteratura francese, che ha insegnato per molti anni all'Università di Cassino, adesso si è trasferito quest'anno all'Università di Roma 3, e quindi era la persona più adatta, per lui grande poeta, per introdurci alla figura di questo poeta che ha cambiato e rivoluzionato la storia della poesia moderna, il poeta fanciullo, il poeta veggente, il poeta della sregolatezza dei sensi, il poeta del connubio più radicale fra corpo e anima, cioè Arthur Rimbaud, finito nel modo più atroce, cioè a fare il mercante d'armi e di schiavi in Africa, ma comunque morto molto giovane. E quindi con lui, prima di dare la parola a Rimbaud con gli attori dell'ERT che saranno a seguire, ma nell'altro palcoscenico sulla piazza, ascoltiamo quella che in altri festival pomposamente chiamano lezione magistrale, che noi semplicemente chiamiamo dialogo, conversazione con un grande amico del Poesia Festival, Valerio Magrelli. Grazie. Buonasera, grazie a Alberto Bertoni per questa bella introduzione lusinghiera. Avevo preparato un intervento di 3 ore e mezza circa, ma mi terrò entro i 30 minuti. E allora vorrei cominciare subito con 2 annotazioni marginali. Vabbè, prima è meglio dire 2 parole su Rimbaud, perché non vorrei dare per scontato nulla. Rimbaud nasce nella Francia del Nord, nelle Ardenne, che poi saranno il teatro della Prima Guerra Mondiale. Per chi di voi fosse interessato, io continuo a suggerire questo vecchissimo libro della Feltrinelli, a cura di Yves Margoni, che è uno dei più grandi francesisti, morto qualche anno fa. Più che sulle traduzioni, io insisto sul commento, che è veramente memorabile. Niente, qui c'è uno schema biografico, meglio di così. Nasce nel 54, appunto, nelle Ardenne. Diciamo in breve, la sua giovinezza è diventata leggendaria perché verso i 16 anni, siamo arrivati al 70, periodo spaventoso che vede la guerra tra Francia e Prussia. Attenzione, perché in uno scritto vidi l'invasione della Russia, non era la Russia, è la Prussia, il pavese che parallelamente all'Italia ha trovato l'unità, si affaccia, diventa protagonista della stagione politica e bellica. In quel periodo, 1870, è il momento in cui appunto Napoleone III, il secondo imperatore dopo lo zio, il grande Napoleone,
crede di poter sfidare i tedeschi che da secoli vengono maltrattati dagli eserciti francesi, non si accorge che non c'è più quell'impero frammentato e imbelle, ma è nata una potenza che è quella di Bismarck e che, ahimè, diventerà quella della prima e poi della seconda guerra mondiale. In questo periodo, dunque, durante la guerra che vedrà la sconfitta di Napoleone III e la nascita, poi sia pure breve, della Comune, prima dell'arrivo della Repubblica, la Terza Repubblica Francese, in questo periodo l'irrequieto Rimbaud, liceale, sedicenne, inizia le sue famose fughe da Charleville, città natale, piccolina, verso Parigi. Piomba nella Parigi della poesia post-baudelairiana, la Parigi di Mallarmé, di Verlaine, di moltissimi poeti che rimangono stupefatti dalla bellezza e dalla novità della sua poesia da una parte, dall'irruenza di questo ragazzo selvatico, un angelo maledetto dagli occhi azzurri, bellissimo, che si legherà ben presto con un amore omosessuale destinato ovviamente a dare scandalo a Verlaine, grandissimo poeta anche Verlaine, attenzione, sarà Verlaine a pubblicare di lì a poco un'antologia diventata memorabile con il titolo I poeti maledetti, nella quale includerà appunto tutto il gruppo, diciamo, di questi grandissimi riformatori della rivoluzione, ecco, ho detto per errore rivoluzione, della poesia francese, perché di una rivoluzione si tratta. Dopo Rimbaud, dopo Mallarmé, la poesia non sarà più la stessa. La punta di diamante, credo si possa dire molto tranquillamente, del pensiero poetico europeo è la Francia, anche se esistono grandissimi poeti nello stesso periodo in Inghilterra e in Italia. Mi fermo su questo punto. Allora, primo, queste fughe di Rimbaud dal nord, per capirci dalle parti del Belgio, a Parigi avvengono a piedi. Lui però varca le linee nemiche e quasi certamente pare sia stato, ci stanno ragazzi qui, minori, violentato dai prussiani. Quindi non sappiamo questa sua sessualità, certamente insubordinata, ribelle, quanto sia anche frutto di violenze. Certo è che quest'amore con Verlaine divampa. Verlaine aveva appena avuto un bambino, un neonato. La storia di Verlaine richiederebbe altri incontri. Voglio soltanto dire che Verlaine verrà segnato per tutta la sua vita dall'alcol. E dunque, tra l'assenzio, qualcuno di voi avrà visto Moulin Rouge, no? E quello si svolge poco più tardi, però l'assenzio, questo liquore che è un veleno, finirà per uccidere alcuni di questi scrittori. Lo stesso Verlaine farà avanti e indietro dagli ospedali, preda della cirrosi più in là negli anni. Allora, visto che ho citato Moulin Rouge, vi cito un altro film, purtroppo bruttissimo, ma con un'idea di casting formidabile. Rimbaud è interpretato da Leonardo DiCaprio. Ecco, veramente ho visto poche volte una scelta così azzeccata. Voi immaginatevi Leonardo DiCaprio, però con gli occhi azzurri. Quindi il suo arrivo diventa sensazionale, sia pure in un piccolissimo cerchio di letterati, ripeto, sia per la follia di questo personaggio. Mallarmé ha lasciato dei ricordi in cui dice: un giorno uno di noi lo ospitò a casa e la mattina vedevamo questo pazzo, ripeto, 16-17 anni, che buttava i vestiti dalla finestra. Era veramente un personaggio segnato dall'oltranza, ma a noi non interessa il personaggio, bensì la sua scrittura. Questa è la Vulgata che ci è stata consegnata, una sorta, ripeto, di angelo maledetto che compare, brucia tutto quello che tocca. Il suo amore con Verlaine finirà malissimo, prima scappano a Londra, poi a Bruxelles, in una scena di violenza,
pulsionalità, Verlaine spara dei colpi di rivoltella contro Rimbaud e lo ferisce. E forse in questo momento Rimbaud fa l'unica cosa sbagliata della sua vita, sbagliata in base ai propri presupposti. Questo ragazzo che si è battuto fino ad allora contro l'autorità, contro la legge borghese, contro lo Stato, chiama la polizia. Su questo si è scritto molto. È l'unico momento di debolezza. Non perché non si debba chiamare, ma perché non si può essere Rimbaud e poi chiamare la polizia. Dopo questa storia che finirà tragicamente, perché Verlaine deve scontare un anno di carcere, lui letteralmente taglia gli ormeggi, abbandona l'amico, ma abbandona soprattutto Parigi e il contesto letterario, inizia a girare per l'Europa addirittura al seguito di circhi, chissà avrà fatto il salto in banco, non abbiamo testimonianze. Quest'anno è uscito un libro molto intelligente di Edgardo Franzosini, Rimbaud a Milano, è stato credo una settimana a Milano, ha lasciato delle tracce fantasma, ma è un po' tutta questa la parabola della seconda parte della sua vita. Riesce a attraversare l'Europa, finisce in Svezia, in Germania, grazie a una capacità di imparare le lingue prodigiosa, quindi dovunque lui capitasse immediatamente si impossessava del linguaggio e sopravviveva. Questa fuga insensata, incomprensibile, che ha fatto di lui appunto un personaggio unico nel panorama letterario, direi, dell'intera letteratura europea, lo porterà infine in Africa, in particolare nel deserto dell'Harar, dove diventa mercante. Credo che la storia degli schiavi alla fine sia stata, con grande sollievo della critica, cancellata. Certamente però vendeva armi. Nel frattempo però ho letto da qualche parte, non voglio essere impreciso, io ho studiato alcuni autori molto a fondo, uno di questi è Mallarmé, a Rimbaud lo conosco meno di altri, quindi non voglio essere scorretto in certe indicazioni, però recentemente leggevo che, se è vero appunto, se è vero il fatto che effettivamente non abbia mai commerciato schiavi, pare viceversa, purtroppo vero, la sua complicità nell'assassinio di qualcuno. Insomma, la verità è che non se ne sa nulla. Si cercano tracce ovunque, ma qual è il vero segreto, qual è il vero mistero di questa avventura? È che il più grande, certamente il più grande poeta francese di quegli anni, che stupisce il mondo letterario con la sua semplice apparizione, da un giorno all'altro smette di scrivere poesia. Morirà molto più in là, non ricordo, a 35-40 anni, per via di una cancrena, deve tornare in Francia, a Marsiglia gli amputano una gamba. In verità, questo è il segreto, e morirà di lì a poco, lui 15 anni prima si era amputato della poesia. Allora, vi suggerisco un paragone un po' azzardato, che però può essere abbastanza utile. La grandezza di Mallarmé consiste nell'aver introdotto in poesia il vuoto tipografico, il silenzio, gli spazi, il bianco. Non posso approfondire questa pista, ma prendetela per buona. È il primo che toglie la punteggiatura, Mallarmé. Quindi Mallarmé fa il vuoto tipografico. Rimbaud, possiamo dire, fa il vuoto biografico. Passatemi il bisticcio, ma serve a ricordarci cosa fa l'uno e cosa fa l'altro. Mallarmé è il poeta ermetico del silenzio, del mistero, dell'oscurità. Diventa paradossalmente famoso per essere incomprensibile. E lui, devo dire, si muove molto bene, Mallarmé, nelle interviste dei giornali, perché i giornalisti dell'epoca dicono: ma come mai non si capisce nulla delle sue poesie? E lui sta al gioco, diventa un po' il sacerdote della
del geroglifico poetico. Le poesie di Mallarmé continuano ad essere interpretate da uno o due secoli e restano oracolari. In Rimbaud abbiamo invece questo vuoto altrettanto misterioso ma biografico. Non si capisce perché questo ragazzo che nel giro di 4 anni produce alcuni tra i testi più straordinari della tradizione francese e europea smetta da un giorno all'altro e, ripeto, si amputi, immaginiamo questa figura, si amputi del proprio talento. Gli è stato rimproverato, per esempio, da questo scrittore che gli dice: uomo vano, hai rinnegato te stesso. Abbandona la scrittura per l'altrove, i deserti africani. Immaginatevi che doveva essere l'Etiopia nel 1880. Lui si trasferisce lì, sposa una donna del posto, è famoso perché gira per tutta l'Africa senza mai mettersi un cappello. Ma l'unica insolazione, questo mi diverte perché fu oggetto di alcune pagine molto belle di Franzosini, l'unica insolazione della sua vita la prende a Lucca quando viene in Italia. Però dicevo, ho voluto presentarvi questo poeta in tutto il maledettismo che ci è stato consegnato, per poi negare viceversa quanto ho appena detto. Infatti, se noi approfondiamo la biografia di Rimbaud, troviamo due cose abbastanza sorprendenti. La prima: Rimbaud è un poeta, è un fanciullo prodigio, ma è anche uno studente prodigio. Quello che sporco, volutamente trasandato, puzzolente, bellissimo, si presenterà nei caffè parigini, in realtà è stato il primo della sua scuola, il primo della sua classe e vinse numerosi premi di composizioni in latino. Esiste addirittura un volume di scritti latini di Rimbaud. Ecco, non si insiste abbastanza su questo, perché si vuole far passare l'immagine romantica, appunto, dell'invasato, molto cinematografica, molto da mulino nero invece che da mulino bianco, ma altrettanto falsa e retorica, no? Come se questo talento fosse... Non è vero. Come tutti gli studenti d'allora, più di tutti gli studenti d'allora, Rimbaud aveva passato mesi, anni, chiuso in casa a studiare la metrica latina, era un erudito. Non dobbiamo cadere nella trappola, appunto, del rapper cupo e imbronciato. Abbiamo davanti un uomo di una cultura straordinaria, e questo me lo ha fatto avvicinare, in un lavoro che feci tanti anni fa, a un suo quasi contemporaneo, Pascoli. Pascoli e Rimbaud, due figure che non potrebbero essere più diverse, anche se unite dalla figura del fanciullino, a ben guardare, uno teoricamente, l'altro in pratica. Ebbene, Pascoli e Rimbaud sono due tra i più grandi poeti in lingua latina dell'Ottocento, uno italiano e l'altro francese. Vi ricordo che Pascoli vince per anni il grande premio internazionale di Amsterdam, piccola parentesi, a un punto tale che il padre della moderna linguistica, ossia il grande svizzero Saussure, a un certo punto delle sue ricerche gli scrive. Inutile dire che Pascoli nemmeno gli risponde dall'alto della sua... Ecco, a me fa ridere perché io ho studiato, mi sono laureato in storia della filosofia, ho studiato linguistica, quindi per me Saussure è poco meno che San Gabriele, ecco. L'idea che scopri che Saussure ha scritto a Pascoli e Pascoli neanche ha aperto la lettera, ma figuriamoci se perdo tempo con Saussure, ecco. Dunque, è fondamentale tenere presente quali sono le sue radici. Uno, da un punto di vista scolastico, e quindi da un punto di vista dell'eredità culturale che si porta dietro, perché non stiamo parlando, appunto, della macchietta del giovane così
che produce meraviglie. Stiamo parlando di un ragazzo che aveva passato anni in biblioteca, curvo sui libri, e che dunque trasmetteva un sapore e un sapere millenario. Volevo aggiungere una cosa che adesso mi dimentico. Beh, certo, poi le più violente poesie contro i bibliotecari, lui li chiamerà les assis, i seduti. Noi potremmo dire il culo di piombo, è un'espressione romana, non so se si usa da voi. Ecco, il classico impiegato, il classico archivista, no? Lui odia poi questi personaggi, con i quali però condivideva la propria vita. Ecco, arrivo a dire, è dalla conoscenza così profonda del greco, del latino, scrive una poesia in latina, vuol dire conoscere un sistema metrico completamente diverso dal nostro e saperlo padroneggiare, fanno sì che finalmente Rimbaud possa produrre una poesia che da una parte è violentissima, ne avevo preparate due, non so se facciamo in tempo, la seconda è tutta dedicata al piacere con cui lui tracanna birra e birra, e poi la sera esce e sotto i girasoli si svuota la vescica, può fare pipì, fiumi di pipì e d'oro. È il Rimbaud escrementizio. Escrementizio sì, ma sono tutte poesie in alessandrini rimati, come pochi sapevano farne. Quindi siamo di fronte a un orafo, sì, il maledetto, ferito, pistolettate, cammelli nel deserto, ma ricordiamoci delle ore che lui ha passato con la penna in mano a studiare. Questo viene frainteso. E poi l'altra questione, questa di carattere più strettamente biografico, ha a che vedere con un bellissimo saggio di quello che forse è stato il più grande poeta francese degli ultimi anni, è morto l'altro anno mi pare, Yves Bonfoy, il quale ha scritto un testo concentrandosi in particolare sulla madre di Rimbaud. Che dire della madre di Rimbaud? Beh, avete presente la madre di Psycho, di Hitchcock, ecco, la mummia, ecco, fuochino. C'è questa storia leggendaria, ho portato tutti gli appunti, meno quello, ma tanto la sua memoria, ecco qua. Talvolta pare impossibile negare le spiegazioni biografiche, leopardi, il solido gobbo. Ebbene sì, nel caso di Rimbaud non possiamo evitarlo. Pensiamo alla grettezza della provincia delle Ardenne e all'incombere soprattutto di questa madre mostro. Attenzione, il padre di Pasquale viene assassinato, il padre di Rimbaud scappa, lascia la famiglia, ma la madre, ben sapendo che il padre in realtà era vedovo, si dichiarerà, era vivo, si dichiarerà vedova per salvare ovviamente le apparenze. Questa madre mostro, avara, bigotta e innamorata della morte, viene descritta da Yves Bonfoy così: aveva 75 anni quando si fece calare dai becchini nella sua tomba. Passò una mezz'oretta e poi si fece tirare su per avere un assaggio della notte. Lei voleva capire come avrebbe vissuto il seguito del suo destino e quindi si allenava a trascorrere qualche tempo nella tomba. Uno si fa la lampada e lei andava a fare la tomba, diciamo. Da qui il punto che ci sta più a cuore. Per il fatto di non essere stato amato, Rimbaud ha oscuramente dedotto di essere colpevole, cioè di aver meritato il disamore, e con tutta la forza della sua innocenza si è sollevato contro il suo giudice. Ecco, e questo per me è veramente il nodo della sua opera e della sua esistenza, l'origine delle tre rivolte.
matricidio in famiglia, la fuga, tirannicidio in politica, l'anarchia, in francese, letteraturicidio in poesia. Ecco, le tre rivolte di Rimbaud a livello familiare, politico e artistico. È certamente il poeta della rivolta. E qui voglio leggervi qualche affermazione di chi, non tanto degli studiosi, dei critici, ma degli altri poeti, degli altri scrittori che si sono interessati di questa figura, ripeto, che non ha equivalente nella nostra letteratura. Sì, possiamo pensare magari a Dino Campana nel Novecento, per altri versi a D'Annunzio, però non c'è nessun poeta che abbia smesso di scrivere a 20 anni, l'età in cui di solito si comincia, ecco. Breton lo definisce, André Breton, il capofila dei surrealisti, il dio della pubertà. Mallarmé, che citavo prima, lo definisce il dio della mitologia, un mostro di purezza. Camus, che pure non ha scritto poesie, lo considerava un oracolo sfolgorante. Cocteau lo chiamava un fenomeno d'ordine sovrannaturale. Di tutta la sua produzione, questo disprezzo per le convenzioni morali, politiche, estetiche, religiose, lo porterà a pubblicare soltanto qualche prosa e qualche poesia. Tutto il resto uscirà postumo. E come sono queste poesie? Ripeto, le prime, magari ve ne leggo una perché ho ancora 5 minuti, mi pare, no? Le prime sono all'interno di un sistema metrico perfetto, un sonetto, le ultime invece, con l'aria della canzonetta ermetica, provocano, vi citavo questo filone escrementizio, ma io direi meglio mitico escrementizio, perché è vero che il giovane si ubriaca di birra e va a fare pipì, come facevano tutti nel villaggio dietro la chiesa, ma poi questa pipì diventa oro, diventa materia alchemica, quindi al di là dello sberleffo che poi sarà fatto proprio dalle avanguardie, in Rimbaud c'è sempre una quantità di livelli di lettura dovuta alla consapevolezza dello scrittore. Quindi attenzione, non stiamo parlando di un selvaggio, stiamo parlando, non esiterei a dire, di un topo di biblioteca. La sua è una poesia estremamente dotta, che poi si libera di tutti gli orpelli, di tutte le catene, per sgorgare con quella forza formidabile che, a proposito di cinema, ce lo fa ritrovare in molti film, per esempio di Godard. Pierrot le Fou finisce con una poesia di Rimbaud. Ma sono incerto. No, la poesia ve la segnalo soltanto, perché poi mi prenderebbe troppo tempo, e si chiama La Bohème, Ma Bohème, la mia Bohème. Bohème, noi conosciamo la Bohème come opera lirica di Puccini. Bohème è una parola che ha una storia lunghissima, significa Boemia, ma significa anche la regione degli zingari, non toccherei il tasto rom, diciamo, ma proprio per attrazione con l'immagine dello zingaro, un alieno, uno straniero, un estraneo, chi diventa bohemien? L'artista, per cui bohemien è sinonimo di povero artista nella Parigi in genere dell'Ottocento. E quindi La mia Bohème, è un titolo che non si può tradurre, racconta delle famose passeggiate, evasioni di questo Rimbaud pollicino. Ecco, questo è un verso bellissimo. Me ne andavo
film di Bellocchio, I pugni in tasca. Me ne andavo coi pugni nelle tasche sfondate. Il mio cappotto stesso diventava ideale, andavo sotto il cielo, musa, ero il tuo fedele, quanti amori magnifici ho sognato. E questa strofa successiva, la seconda quartina, speravo di averla in francese, sì, ce l'ho, ve la leggo in francese perché è tradotta, non si capisce niente. Mon unique culotte avait un large trou. I miei unici pantaloni, perché lui ne aveva solo un paio, mica girava col trolley, aveva quello che indossava. L'unico paio di pantaloni che avevo, culotte, aveva un buco enorme. Petit poussé revers, pollicino sognatore, j'ai grané dans ma course, sgranavo camminando, des rimes, mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient fendu, froufrou. Allora, avevo il buco, un buco nei pantaloni, nell'unico paio di pantaloni, sognante, sognatore, pollicino, sgranavo, spargevo camminando, uno si aspetta pollicino, le briciole, no, le rime. Questa è un'idea toccante. Il poeta diventa un pollicino che invece delle briciole sparge rime per ritrovare la casa che lui non troverà mai. L'orsa maggiore era il mio albergo e le mie stelle in cielo facevano frufru. E anche qui, chi è il re dell'onomatopea in Italia nello stesso periodo? Pascoli, quindi chissà. Ma voglio concludere, ovviamente me l'ero tenuto per ultimo, con un colpo di scena. Scusate, mi si è aperta l'acqua nella borsa, è un pantano. E allora, colpo di scena perché, lo dico con grande divertimento, è una scoperta che risale a 2 anni fa. C'è un mio amico che un giorno viene da me, io insegno nei licei, in un liceo tecnico, e mi racconta, figurati, ho fatto l'inizio, dico ragazzi oggi usciamo dal programma e faccio una lezione su Rimbaud, che non avrete mai sentito nominare. Dice, dal fondo della classe si alza una mano, fa professore sappiamo tutto, comunque si pronuncia Rimbaud. Questi sono i titoli di testa, attenzione. Passano 2 mesi e io racconto questa storia a un mio carissimo amico, traduttore, non un traduttore qualsiasi, Ottavio Fatica, traduttore, per dirne una, di Moby Dick, da Einaudi. Gli dico, pensa, eh? E lui guarda, e poi? Dico, no, com'è poi? Che battuta? Dice, non capisco. Ma come, non hai capito la battuta? Ma che c'è da ridere? Ah, dico, Ottavio, ma sei scemo? Dico, ma una cosa del genere? Ma non è una battuta, ma in che senso? E allora lui fa a me, ma tu non sai nulla. Ma dico, ma di che cosa? Allora, e lui da americanista mi svela il segreto. Il film Rimbaud è tratto da un romanzo di un certo David Morrell, California, controcultura, anni 60-70. Morrell, naturalmente, non era affatto uno sprovveduto. Scrive un libro su un soldato che torna in America e riceve l'accoglienza che tutti conosciamo, non sa come chiamarlo, finché un giorno, chiacchierando, dice sì, può essere un'idea, forse l'unico nome di un esule da quell'inferno può essere quello del poeta che ha scritto Una stagione all'inferno. Morale, Rimbaud si chiama così per omaggio a Rimbaud. Mi fa piacere che voi non lo sapevate, non lo sapevo neanche io. Applaudiamo Morrell. Grazie.